Sono uno psicologo, segui il video fino alla fine se ti interessa sapere come non farti influenzare dal passato. Oggi ci immergiamo in un tema fondamentale per il nostro benessere psicologico: come non farsi influenzare e limitare dal nostro passato. Spesso ci portiamo dietro esperienze passate che possono condizionare il nostro presente e addirittura andare ad invalidare il nostro futuro. Vediamo insieme come affrontare questo importante aspetto della nostra vita. Esploriamo insieme l'importanza di essere consapevoli delle influenze che il nostro passato ha sul nostro presente e sul nostro futuro. Riconoscere come le esperienze precedenti possono modellare le nostre convinzioni, i nostri comportamenti è il primo passo per affrontare questi impatti e liberarci da limitazioni autoimposte. Un esercizio che faccio fare spesso in terapia è la storia di vita, ossia scrivere tutti i fatti più importanti della vita del paziente, proprio perché questo lo aiuterà a vedere tutto più lucidamente, a mettere nero su bianco proprio tutti i passaggi che hanno avuto un impatto importante, sia da un punto di vista negativo che positivo, nella vita della persona. Questo servirà sicuramente ad avere più chiaro il quadro e sarà un atto psicoterapico di conoscenza di sé. Approfondiamo il ruolo del perdono nel processo di liberazione dal passato. Perdonare se stessi e gli altri è un atto potente che ci consente di lasciare andare rancori e risentimenti, aprendo la strada a una nuova visione della vita. Cerca di essere gentile con te stesso e con gli altri. Esploriamo adesso come concentrarsi sul presente possa aiutarci a sganciarci dal passato. Quando ci immergiamo completamente nel momento presente, riduciamo l'effetto condizionante del passato, permettendoci di creare nuove esperienze e possibilità. Non possiamo essere contemporaneamente nel passato e nel presente. Per questo stare nel presente ti permetterà di essere maggiormente al centro e di mettere maggiormente al centro la tua vita, la tua esperienza di questo preciso momento. Analizziamo come la ricostruzione dell'identità possa essere una chiave per liberarsi dall'influenza del passato. Ciascuno di noi ha il potere di riscrivere la propria storia abbracciando una narrativa più positiva e più autentica. Dopo questo lavoro di consapevolezza puoi scrivere di nuovo la tua storia e quindi determinare finalmente il tuo futuro. In chiusura invito te e tutti voi a condividere le vostre esperienze e riflessioni nei commenti qui sotto. Se questo video ti ha toccato o se pensi che qualcuno che conosci potrebbe trarre beneficio da queste informazioni, condividilo. Non dimenticarti ovviamente di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti questi argomenti importanti legati alla salute mentale. Io sono uno psicologo e il mio obiettivo è rendere la psicologia accessibile a tutti. Continua a seguirmi e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.